Cesare Beccaria nacque nel 1738 a Milano e fu uno dei più importanti intellettuali e giuristi dell'epoca. All'età di 22 anni si laureò in legge presso l'Università di Pavia e poco tempo dopo entrò in contatto con Pietro Verri, il fondatore del Caffè, il giornale milanese per il quale Beccaria scrisse alcuni articoli. Tra il 1763 e il 1764 pubblicò in forma anonima la sua opera più celebre, Dei delitti e delle pene, che ebbe un'importanza tale da essere tradotta in 16 lingue, da essere commentata dallo stesso Voltaire e da essere presa come modello per le riforme giuridico-penali da parte dei sovrani europei. Il caso più eclatante è quello del Granducato di Toscana, che fu il primo stato nel mondo ad aver abolito la pena di morte il 30 novembre 1786. L'opera è un breve saggio costituito da 42 capitoli in cui l'autore presenta una riflessione critica sulla pena di morte e sulla tortura. L'anonimato della pubblicazione si spiega per le tematiche rivoluzionarie presentate e per lo stesso scopo dello scritto, dimostrare l'assurdità e l'infondatezza del sistema giuridico vigente. Nella parte dedicata alla pena di morte, vengono presentate delle argomentazioni etiche e politiche a sostegno della propria tesi. Inoltre viene fatto riferimento anche alle riflessioni dell'illuminista francese Rousseau. Secondo Beccaria, l'uccisione di un detenuto va contro quel libero contratto stipulato all'origine tra gli uomini per il raggiungimento del bene comune. Un altro aspetto fondamentale presente nel brano è l'esemplarità delle pene. L'autore infatti critica fortemente la spettacolarizzazione delle pene capitali, mettendo invece in risalto l'efficacia di pene prolungate nel tempo, come la condanna a vita ai lavori forzati o all'ergastolo. A metà brano, Beccaria presenta un'ipotetica riflessione di un detenuto e qui si vede bene la tipica visione laica dell'intellettuale illuminista. Crimini e pene vengono considerati esclusivamente dal punto di vista umano. Il delitto è causato da particolari condizioni sociali ed economiche. Le leggi che dovrebbero impedire questo misfatto sono il prodotto della storia e per questo motivo possono cambiare in funzione dell'utilità e della situazione contingente. Grazie all'estrema modernità dell'opera di Beccaria, fra 800 e 900 si formò un lungo dibattito sulla liceità della pena di morte e sull'utilizzo della tortura. Una tappa fondamentale per noi italiani fu il 1 gennaio 1890, giorno in cui entrò in vigore il codice penale Zanardelli, considerato fra i più progrediti e liberali del tempo. Fra i suoi numerosi punti non solo venivano aboliti la pena di morte e l'utilizzo della tortura, ma anche la condanna ai lavori forzati. Un altro documento che si ispirò alle idee di Beccaria fu la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, approvata il 10 dicembre 1948 dal Parlamento delle Nazioni Unite.